Sì, vittoria pesante davvero, perché è stata una partita veramente tosta, ostica, partita veramente difficile. L'aspettavo difficile, ma non così difficile, e quindi sono contento perché i miei ragazzi ancora una volta hanno capito la partita, hanno messo quello che dovevano mettere, hanno provato a giocare quando c'era da giocare, si è messa un po' sull'agonismo quando c'era da mettere sull'agonismo, quindi sono contento. Mi sembra detto, non guardo la classifica, però insomma mi manca da stasera campione d'inverno, con un turno d'anticipo. Fa piacere, se fosse qualcosa di importante fare essere campione d'inverno mi piacerebbe di più, però vabbè, a livello morale, sicuramente psicologico ci ripaga un po' delle cose che abbiamo fatto fino adesso, quindi siamo contenti, però io spero che questo sia un punto di partenza. E non parlo ovviamente, come sapete, di risultati, ma di continue prestazioni, di dar tutto in campo, di fare le partite, di cercare di creare queste situazioni come stasera, che anche in partite difficili riusciamo a venire fuori. Tra le tante varianti con cui gli avversari sono presentati qui, Lumezzane ha rappresentato una novità, sei d'accordo, è venuto a metterla sulla gara? Sì, la gara però sono stati 10 giocatori quasi dentro l'area di rigore, tranne Gerbi che rimaneva alto per le palle recuperate e lanciate su, però a livello di gioco credo non ci sia stata partita. Hanno fatto loro partita ovviamente con le loro armi, ma noi abbiamo giocato come volevamo giocare, senza forzare le giocate, abbiamo cercato di trovare gli spazi, a volte siamo riusciti, a volte no, però è così, ognuno usa le proprie armi e sappiamo che era difficile una squadra organizzata. Però i miei ragazzi sono contento, perché comunque loro mi stupiscono ogni volta, perché poi ogni volta danno tutto quello che hanno, quindi io, indipendentemente da quello che è stato, da quello che è stato Lumezzane, da quella che è stata la partita, sono veramente, veramente soddisfatto questa sera. Con la Vicenza, con anche questa sera, è il momento di Galoppini. Francesco è un giocatore forte, però leggi sopra, come ben sa, non devono mollare, devono continuare, perché hanno delle qualità, secondo me, non banali, li devono spingere sull'acceleratore, perché come dicevo, anche arrivati a una certa età, la carriera di un calciatore non è mai finita finché non è finita, quindi loro devono giocare, prima perché ci fa comodo anche noi del Manto, ma anche a livello personale loro si stanno rendendo conto che sono dei giocatori forti. Se di questo arbitro almeno ha visto il rigore in favore del Manto, è stata forse l'unica intuizione geniale di un pomeriggio un po' opaco. Io non parlo delle situazioni, delle questo rigore non so neanche se ci fosse, sono sincero, però in un campo di calcio se si nota l'arbitro c'è da farsi delle domande, quindi io dico solo quello, perché poteva non diventare così cattiva la partita, ma l'ho diventato per alcune cose, però non mi sento di colpevolizzare nessuno, però alcune domande ogni tanto bisogna farsele. E quell'episodio del 98esimo? È più una responsabilità di un giocatore oppure... Ma no, ma ci sono dei momenti. Io ho la squadra che in ogni situazione di gioco, in ogni contesto, provano ad andare a far gol. E Radelli oggi ha fatto un'ottima partita in quella situazione, che si poteva tenere la palla con un po' di malizia, sarebbe finita la partita, però se devo essere sincero ho apprezzato il fatto che lui volesse andare a far gol, quindi... sono contento comunque. Il Gela Burrai salterà la partita di Legnago, però insomma, ci sarà a Padova. Sarà a Padova, sì, però non c'è Legnago, quindi solo Beccolo. Vabbè, comunque si è fatto. Ha rischiato anche l'espulsione, deve stare tranquillo. È stata una gara calcolata, comunque, sì, calcolata da lungo. Cioè, se fa il commercialista così preciso, tanta roba. Non lo so, boh. Sì, vabbè, mancherà, ma sono comunque sempre tranquillo perché ho un sacco di giocatori bravi, quindi ce la faremo lo stesso. Il gol dell'Eps, ho avuto un gol da 3 punti, importante anche per le classifiche, ma la partita un po' bloccata, no? Sì, è stata una partita difficile, sono contento per il gol, non era facile, loro riuscivano a chiudere abbastanza bene le nostre linee di gioco, però l'abbiamo sbloccata su quella situazione. E poi alla fine è andata anche bene anche sull'ultima punizione, dove abbiamo rischiato qualcosina, dobbiamo essere magari un po' più
attenti e furbi, soprattutto sull'azione precedente, dove eravamo in pratica 3 contro 1. Ok, vabbè, essere davanti comunque a metà campionato può voler dire tanto, o voler dire niente, tanto, perché comunque la squadra ha dimostrato in queste partite di meritare il posto. Adesso però c'è la partita di giornata di ritorno. Sì, assolutamente, vediamo. Sabato mattina o venerdì sera, come vogliamo metterla, come siamo messi, poi tireremo una riga e faremo delle valutazioni. Sicuramente da dove siamo partiti, essere primi è qualcosa di straordinario, detto che se non stiamo sul pezzo è facile poi tornare giù. Secondo consecutivo dopo Vicenza, che dove vuoi arrivare? Qual è il tuo obiettivo? Ma io parlo sempre di doppia cifra perché è l'obiettivo che mi pongo a inizio anno, sempre. Sto volando verso la quinta consecutiva e sono tante, però poi non c'è un limite. Quello è l'obiettivo che mi metto a inizio anno, come bisogna mettersi sempre degli obiettivi per arrivare a livello. Arrivato lì poi valuteremo il da farsi, ma la cosa importante veramente, non perché si vogliono dire frasi fatte, sono questi 3 punti che oggi secondo me erano difficilissimi, soprattutto come si era messa la partita e sono stati fondamentali, e adesso comunque iniziamo a mettere pressione sempre, giochiamo sempre prima delle altre e vinciamo. È dura anche per chi deve guardare là un giorno che siamo a più 7, più 6 e tanti altri punti sulle altre. Voi mentalmente come la vivete? Ma no, noi la viviamo che lavoriamo in settimana come sempre, e questa forse oggi anche un po' di incoscienza è la nostra forza. Non siamo lì che dobbiamo dire dobbiamo vincere a tutti i costi, non siamo lì che dobbiamo dire abbiamo l'obbligo di vincere, quindi probabilmente è anche un po' una forza a oggi. Vediamo, è lunghissima, mancano ancora 20 partite. E poi te l'ho detto, aspettiamo venerdì e poi tiriamo una riga e faremo le nostre valutazioni. Francesco, con il tuo contropiede nella ripresa, con quel fallo rimasto incredibilmente impunito, come lo commenti? Il linguaggio del corpo comunque parlava, Ma sono situazioni che poi secondo me nell'arco della partita si equilibrano tutte. L'arbitro oggi secondo me non ha gestito bene, però da entrambe le parti, nel senso che ha sbagliato, poteva fare meglio, dai, diciamo. E lì secondo me si poteva chiudere una partita perché era rosso. E poi quando sono in 10 gli avversari già fanno fatica in 11, quando abbiamo ancora la gestione della palla, e poteva veramente finire la partita in maniera molto più semplice. Si lamenta dell'arbitro del Lumezzane? Ci lamentano e ci lamentiamo anche noi, perché sinceramente non ha fatto una bella partita, li posso capire, però credo sia stato da ambo le parti una prova non sufficiente. Però le lasciamo a loro, c'è già successo, c'è successo qualche volta a favore, qualche volta a sfavore. Andiamo avanti così noi, te lo ripeto, facciamo la settimana come sempre lo stesso. Partiamo dal finale, nel senso che se volete più vicino a te, cosa è successo? Quel casino, quella rissa, questa... Diciamo che secondo me hanno un pochino provato a metterla tutta la partita su questo. Loro, dici? Loro. Ci può anche stare. Devono trovare un modo comunque spesso per arginare al nostro modo di giocare. E secondo me loro hanno fatto anche una gran partita, o meglio l'hanno anche preparata bene. Però diciamo che verso la fine hanno cercato qualsiasi escamotage possibile per provare a riprenderla, come è giusto che sia, come tutti faremmo in caso di svantaggio. Tu che eri vicino, io non l'ho rivista. Non c'era niente. Il fallo, onestamente non so manco se l'abbia presa con la mano, però se fosse era fuori. E quindi secondo me lì l'arbitro è stato bravo. Sentivo prima che parlavate di una direzione di gara un pochino che si stavano lamentando, però ci sta sia da una parte che dall'altra, di conseguenza è inutile guardare a quello, dobbiamo pensare a noi e andare avanti e basta. Comunque essere, ripeto, come dicevo prima con Galuppini, essere davanti a qualcosa, dai. È sempre bello,
sempre bello, però non dobbiamo incappare nel fatto di pensare che siamo bravi e di specchiarci, cosa che per ora non è mai successo, e qui siamo stati veramente bravi noi, lo staff, e comunque il mister ci tiene sempre sul pezzo, quindi quello. Come ha detto lui, c'è da tirare una riga da venerdì prossimo, e come ormai si dice da anni, ed è vero, il girone di ritorno è tutto un altro campionato, quindi giusto aver fatto punti per poi affrontarlo in un'altra maniera. Tornando alla gara di oggi, secondo te l'1-0 sta stretto, arrivata di più, ci stava anche il pareggio? Diciamo che abbia fatto fatica a trovare spazi, anche perché loro si difendevano veramente bassi, e quindi occasioni non ce ne sono state chissà quante, magari come le altre partite, però forse dovevamo essere più cinici, come dovevamo esserlo a Vicenza, quando quei contropiedi che siamo bravi a creare bisogna finalizzare, però abbiamo vinto, va bene così. Come a Vicenza sembrava quasi un incontro di wrestling, l'ha messo molto bene. Si vede che facciamo questo effetto, però forse tante volte dobbiamo essere bravi a non cadere in provocazioni, perché forse è proprio lì che sbaglieremo. E quindi faccio i complimenti a tutti, che riusciamo comunque poi a imporre il nostro gioco e a cercare di stare sempre lì, anche perché non è facile. Alex, avversario tosto, partita difficile, ma come recita quella frase? È vero, più difficile la vittoria, più grande è la felicità del vincere. L'ha detta Pelé, non io, quindi. No, è vero, devo riconoscere molto a loro, perché veramente sono arrivati preparandola tatticamente molto molto bene, secondo me. Vista dalla mia posizione dietro, non c'erano veramente spazi. Ci sono difesi bassi, perché abbiamo fatto specialmente nel secondo tempo tanti giri palla fuori dalla loro area, però comunque molto molto compatti e pericolosi sulle ripartenze. Avevamo dei giocatori che potevano metterci in difficoltà, quindi contento di come è andata e pensiamo già alla prossima. Oggi comunque si è visto un po' di difficoltà all'inizio, qualche passaggio sbagliato. Ecco, secondo te cosa può essere stato anche il fatto che non riuscite a sbloccare fin da subito? No, vabbè, quello no, diciamo che non è. O meglio, fortunatamente non abbiamo quella pressione di dover per forza spingere sempre. Qualche passaggio sbagliato è dovuto al fatto che siamo umani e al fatto che comunque loro erano anche messi bene veramente in campo, e quindi magari la pressione più difficile è quella mezza mezza, che non sai se viene forte o no, e quindi ti ripeto, secondo me sono stati molto molto bravi loro. Poi è andata bene. La colpa è comunque vostra, perché ci avete abituato bene. Spero di mantenermi questa colpa fino alla fine dell'anno.